Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è lunedì 5 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Gemelli. Punto. Voglia matta di vedere gli amici. Della luna oggi vi importa poco, sarà anche la protagonista della Pasqua. Stabilita proprio in base alle sue fasi, è la lunedì successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Basta un'occhiata al calendario, luna segnata con il cerchio chiaro, quest'anno lunedì 29 marzo, ed è fatta. Ciò che fa testo nel vostro oroscopo odierno è invece l'assembramento planetario in Ariete, vale a dire Sole, Venere da quest'oggi anche Mercurio, tutti quanti in sestile nel settore che parla di amicizia e di speranza. Punto. La speranza questa c'è, fa parte del vostro carattere possibilista e lievemente incosciente, sempre portato a vedere il mondo attraverso lenti rosa. Quanto agli amici insieme, vi tocca accontentarvi di vederli in webcam o incontrarli durante una passeggiata, meglio correndo al parco. In questo caso tutti assolti. Dura lex, sed lex scrivevano i latini. Astro tarocco del giorno per Gemelli. Re bastoni e rovesciato. La coppia potrebbe essere messa in crisi da un uomo cattivo e malvagio, fosse anche un parente o un amico. Un uomo pericoloso ed esposta che vi sta prendendo in giro e che potrebbe rivelarsi poi un grosso problema. Il vostro partner potrebbe non essere adatto a voi e potrebbe darsi che vi inaganna. I single incontreranno persone pericolose e sbagliate. Punto. Non distraetevi soprattutto quando guidate, oggi la prudenza deve essere più del solito. Oggi un problema potrebbe rivelarsi più complicato di quello che avevate previsto, risolverlo non è impossibile ma richiede una grande prova di coraggio e di iniziativa. Punto. Fermezza, unitamente ad educazione e tanto tatto, dovrebbero essere sufficienti per affrontare una persona che vi sta creando qualche problema di troppo. Non desistete dai vostri propositi e portate avanti le vostre idee. Se sono sbagliate lo chiarirà solo il tempo. Per alcuni in amore sarà il disgelo e potranno guardare avanti con più serenità. Per tanti altri invece ci saranno approcci sentimentali, alcuni dei quali particolarmente stimolanti e accattivanti. Punto. Non arretrate di fronte a qualche momentanea difficoltà. Fate quello che state pensando di fare e fatelo bene. L'impegno in questa fase è quanto mai importante. Non dare ascolto ai pettegoli. Porta avanti i tuoi progetti senza farti condizionare da nessuno. Punto. Prendete a volo le piccole fortune che vi capiteranno. Anche se non è un periodo molto buono, torneranno sempre comode. Ottime prospettive per l'amore e i rapporti di coppia in genere, solo fate molta attenzione a non volare con la fantasia, ma restate con i piedi per terra. Prendete in seria considerazione di chiudere definitivamente con il passato. Punto. Oggi alcuni ostacoli e problemi vi sembrano insormontabili, ma in effetti lo sono perché guardate sempre dietro di voi e non recidete con decisione ogni legame con il passato. Punto. Si profilano belle novità nel settore professionale. Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce. Attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Ottime occasioni in amore. Punto. Festa di Pasqua in allegria e armonia. Mercurio entra in Ariete ed è il vostro nume tutelare vero quest'oggi. Il corpo celeste che fa risplendere in voi fascino e amabilità. Lo mettete in campo soprattutto in campo amichevole e specie se siete coinvolti in nuove conoscenze. Punto punto punto. Lo stato di salute si presenta discreto. Soltanto chi di voi festeggi il compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di giugno può accusare qualche lieve disturbo transitorio malanno di stagione. Stia attento alle allergie primaverili. Nettuno è in angolo negativo e potrebbe renderli più esposti a questi attacchi esterni. Punto. Per voi si preannuncia una giornata nella quale ritroverete la voglia di dedicarvi a cose piacevoli e divertenti. Lo stress non è mancato, ma finalmente potete staccare la spina e riposare, d'altronde è Pasqua. Se vi state trascinando un rapporto di coppia pesante o vi siete separati da poco, potete guardare al futuro con più ottimismo. Punto. Passerete una giornata diversa che vi aiuterà a lasciare i pensieri a casa. Le stelle hanno qualcosa di speciale per voi. Si prevede una giornata all'insegna dell'amore e passione. Lasciatevi travolgere dalle emozioni. Punto.
Nella vostra mente avete già un piano per ottenere qualcosa di più dal vostro prossimo affare o dal vostro prossimo compito. Tuttavia, non dovreste calcare troppo la mano. Punto. Oggi, ad esempio, evitate di fare continui riferimenti e di parlare sempre della stessa cosa, altrimenti potrebbero additarvi come quelli che se ne approfittano e che asciugano Luna anonima e Nettuno caotico allo zenith, come sempre in quadratura. Ma di buone notizie e di belle sorprese nell'uovo ce n'è stamane per voi, il Sole e Venere in sestile che vi parlano di amicizia e speranza, ma soprattutto il vostro astro guida Mercurio che proprio oggi cambia di segno uscendo dalla quadratura nella rete di Nettuno, per unirsi agli altri due brillanti, coraggiosi e simpatici nel segno amico e focoso dell'Ariete. Amicizia sarà dunque la parola chiave, seguita dall'allegria. Punto. Amore ed Eros. Amore è un parolone che, specie di questi tempi, preferite non pronunciare se non ne siete completamente sicuri. Certo, si può sempre parlare di amore universale, ma a voi va più a genio una bella amicizia, magari tenera e un po' magliarda, da vivere così e gustare come un cremoso ovetto di cioccolato. Poi se sono rose fioriranno, dopo tutto è stagione. Amici affettuosi e simpatici vi sommergono di auguri, foto, simpatiche battute, e così se qualcuno non fosse di buon umore sarebbe costretto a diventarlo. Punto. Che ne dite di organizzare una bella passeggiata fuori porta? Non solo vi divertirete un mondo, ma il vostro rapporto ne gioverà. Per chi cerca l'amore vero, invece, c'è solo da aspettare il momento giusto. Punto. Venere e Mercurio entrambi nel segno amico dell'Ariete vi rendono vivaci, spumeggianti, mai annoiati con la vostra dolce metà. Specie se siete nati in giugno vi godete una fase di vera rinascita che consente il rifiorire della passione o degli interessi in comune con la persona che avete accanto. Chi è insieme a una persona amata da più lungo tempo sperimenta la gioia dei ricordi e le note di nostalgia per i momenti belli, per quel che si è vissuto insieme. Punto. Lavoro e denaro, una mano a una persona in difficoltà la date sempre e volentieri, quello che invece salta probabilmente sono i vostri piani a livello sul fronte del volontariato organizzato. Un malinteso crea qualche guaio e così oggi i vostri non riuscirete a fare quanto panificato. Pazienza, qualcun altro vi sostituirà. Se un amico lancia un so, scorrete in suo sostegno, ma non dimenticate la mascherina. Punto. Oggi qualcuno potrebbe offrirvi di entrare a far parte di un team di lavoro oppure di partecipare ad un investimento finanziario, ma cercate di valutare tutto bene e con calma. Punto. Il film che oggi potrebbe rappresentare il vostro stato d'animo è Senso di Luchino Visconti del 1954, interpretato dall'insuperabile Alida Valli, appartenente proprio al vostro segno dei gemelli. Punto. Benessere, a parte un filo di raffreddore, nulla di preoccupante, semplice allergia di primavera, state benone, la vostra faccia, rosea, gli occhi brillanti e la pelle compatta ne sono la dimostrazione più eloquente. Se qualche svarione ormonale c'è, la colpa è solo della stagione e dell'età. Se ne andrà come arrivato. Raccomandazione, indossate i colori dei fiori. Primo perché vi stanno bene, secondo perché vi tengono allegrissimi. Punto. Anche se il clima non potrebbe essere vostro alleato in questa giornata, provate a fare del movimento all'aria aperta, basta anche una passeggiata o semplicemente un aperitivo con una persona amica. Punto. Per lei, chiacchierata a fiume con l'amica del cuore, quella che come sempre lacrima su questioni sentimentali, le volete un gran bene, ma dovete ammetterlo. Se le vanno tutte storte il motivo è il suo carattere, davvero impossibile. Punto. Per lui, la sorpresa nell'uovo non è ma quando mai lo è stata? In realtà le sorprese le fate voi, e non solo a Pasqua, 365 giorni l'anno. Altrimenti senza quel pizzico di imprevedibilità, quanto sarebbe noiosa la vita? Punto. Colore delle emozioni, ciclamino. Punto. Barometro dell'umore, soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video.
Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.